Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi tornata qui con un nuovo video. Oggi svuotiamo la spesa insieme fatta da MD. Ragazzi, allora sono appena tornata da fare la spesa, sono stata da MD, hanno aperto un nuovo punto vendita qua a Genova e per chi fosse di Genova lo hanno aperto al posto di Scarpe Scarpe a Teglia, quindi vicino a Globo, vicino a Risparmio Casa, hanno aperto anche appunto MD. Sono andata lì anche perché è molto più grande rispetto a quello che c'è dalla parte di Marassi, quindi da Staglieno eccetera, e anche perché lì ovviamente, essendo più grande, ha anche tutto il reparto della salumeria, il reparto della macelleria e la pescheria, quindi comunque è veramente molto molto grande. In più ha anche il reparto con i vari accessori per la casa eccetera, cosa che invece dall'altro ha qualcosina ma niente di che. Sono appena tornato, ancora occhiali da sole, fa un caldo tremendo ancora oggi, non capisco, un giorno fa caldo, un giorno fa fresco, non si capisce più nulla insomma. Comunque devo assolutamente adesso tirar fuori tutto, poi sanificare e mettere a posto, anche perché poi devo pranzare, prepararmi e andare al lavoro, devo fare cose, ecco insomma. Però ho detto vabbè, è un po' che non giro, non ho svuotato la spesa, e siccome domani dovrò andare anche da Eurospin perché devo prendere delle cosine, ho detto vabbè, oggi faccio quello di MD e poi quello di Eurospin glielo carico comunque nei prossimi giorni insomma. Ma prima di iniziare il video, se questa tipologia di video vi piace, supportatemi con un like qui sotto, e se non siete ancora iscritti al canale invece fatelo con il tastino qui in basso e attivate anche la campanellina, così tutte le volte riceverete sempre notifiche relative ai nuovi video in uscita. Seguitemi su tutti i social, Instagram, TikTok, Telegram e Vinted, seguitemi ovunque qui sotto, vi lascio sempre tutto impresso e giù in info box comunque avete i link di riferimento. Allora, da MD, allora si chiama, è in via Rivarolo per chi me lo chiedesse. Comunque ho speso 46,97 euro, ho preso un bel po' di cosine, però vediamo. Allora, intanto ho preso un cestellino di acqua, questa qui l'ho presa perché mi servivano delle bottiglie da litro per monitorare un po' quanto bevo insomma durante la giornata, quindi andrò a riempire poi queste qua, comunque le vado a terminare e vado a fare un mix con l'acqua che uso solitamente, che è quella frizzantina che io compro da Lidl. Però ho voluto prendere questa qui da provare, questa qui si chiama Viviland Biancaneve naturale, povera di sodio. L'acqua mi pare di averla pagata, l'acqua pagate 6 bottiglie da un litro 1,15 euro. Poi ho due borse piene di cosine, vediamo un po'. Allora, ho preso da iniziare a mettermi negli yogurt, perché da lunedì, allora oggi è giovedì 2, da lunedì che dovrebbe essere 6, ora non ricordo, ma vi direi di sì, da lunedì 6 inizio palestra di nuovo, quindi comunque voglio iniziare di nuovo a mangiare bene, fare la dieta e andare in palestra eccetera, quindi come massaggi di nuovo perché devo iniziarli a settembre, e quindi cose. Allora, ho preso la frutta, queste qua, ho preso i lamponi, una confezione di lamponi, una confezione di more e una confezione di mirtilli, sono della marca Sant'Orsola, e questi qui li ho pagati, allora, le more 1,69 euro, i lamponi 2,49 euro e i mirtilli 1,69 euro, quindi li vado a mettere nello yogurt, non vedo l'ora. Poi ho preso una confezione di queste qui della linea bio, le gallette di mais e riso con chia, semi di lino e quinoa, queste qui che sono delle, appunto, delle monoporzioni, perché sono 4 monoporzioni, e ho deciso di prenderle perché le avevo già provate in passato, mi ci ero trovata molto bene, quindi ho deciso di prenderle nuovamente. Allora, questi qui l'ho pagati, le gallette 1,19 euro. Poi ho preso in offerta due di queste buste qui di tacchino. Questo qui è l'arrosto di tacchino da
120 grammi. L'arrosto di tacchino in offerta 1,19 euro. Lo compro perché comunque magari per un pranzo veloce, prima di andare al lavoro eccetera, magari mi mangio il mio tacchino, oppure se devo rimanere a lavorare, quindi faccio il mattino e rimango in pausa pranzo in negozio, cosa che succede raramente però comunque può succedere, mi porto una roba del genere per essere molto più pratica e veloce senza dovermi portare grandi cose. Poi ho preso due yogurt greco, questo qui è alla pesca, ho voluto prendere questo qua, lo 0% di grassi del brand Kalos. Queste qui, ne ho presi due, alla pesca mi piacciono molto, quindi ho voluto prenderle, poi per aggiungerci magari dei fiocchi di cocco che ho, oppure del muesli, oppure delle formelle, comunque da mangiare a colazione, ne ho voluti prendere. Allora, questi qui li ho pagati, lo yogurt greco alla pesca 85 centesimi l'uno. Poi ho preso, che erano in promozione, i fiocchi di latte, questi qua, che non li mangio dal 15-18, insomma, però ho detto vabbè, anche per una cena molto leggera, quindi magari insalata e fiocchi, ci sta, visto che siamo ancora comunque in una stagione ancora abbastanza calda, quindi comunque vado a mangiare cose un pochino più fresche ancora la sera, oppure da mangiare a pranzo, assolutamente. I fiocchi di latte di Malga Paradiso, questi qua, ok, da 200 grammi l'uno, ne ho presi due, hanno scadenza, vabbè, qua a fine settembre. Allora, quelli lì li ho pagati 59 centesimi appunto perché erano in offerta. Poi ho preso delle zucchine che in realtà vorrei fare stasera, non avevo più frutta e verdura, è uno scandalo, ho finito tutto, mi erano rimasti un paio di pomodorini e basta, però ho preso le zucchine, queste qui verdi, le zucchine mi pare che erano 1,29 euro o 1,19 euro al chilo, però ve lo dico, all'ua, non ci vedo niente, zucchini, 1,09 euro, le ho pagati 88 centesimi. Quindi tutti questi zucchinetti qua li farò stasera molto probabilmente con delle uova che hanno dato Orazio fresche, della gallina appena fatte, insomma, quindi stasera andremo a fare delle ovette con degli zucchini quasi quasi. Poi ho preso delle pesche gialle, volevo le percoche, in realtà c'erano anche quelle, ma poi alla fine ho preso le pesche gialle, tra l'altro con un profumo pazzesco. Pesche gialle pagate 2,29 euro al chilo e ho pagato 1,62 euro e ne ho prese 4, ok. Poi ho preso dei cetrioli da mettere nell'insalata, ne ho presi 3 di queste dimensioni qua, mi piacciono molto i cetrioli da mettere all'interno dell'insalata oppure da mangiare così a crudo, a me piacciono un sacco. Allora, i cetrioli pagati 1,49 euro al chilo e li ho pagati 94 centesimi. Ho preso poi delle banane perché mi servivano, non ne avevo più, volevo delle banane anche perché ultimamente mi stanno anche venendo dei crampi nelle gambe durante la notte, quindi no. Frutta effettivamente in questo periodo ne sto mangiando un po' meno, ok, non vi dico che non ne sto proprio mangiando, però un po' meno rispetto al solito. Ho voluto prendere le banane anche perché così la mangio nello yogurt o a metà mattina, mezza, eccetera. Le banane le ho pagate 90 centesimi, che erano 79 centesimi al chilo, che erano in offerta, quindi queste qua sono 6 banane. Poi ho preso due filetti di sgombro grigliati, questi qua che sembrano molto quelli della Rio Mare, questi qua, ok. Questi sono con olio extravergine di oliva del brand Connoisseur, vabbè, quello che è, comunque ne ho presi due e gli sgombri l'ho pagato 1,79 euro, anche perché quelli di Rio Mare costano una sassata e mezza, quindi vabbè. Poi ho preso una confezione di caramelline in cassa, ma giusto queste qua zuccherine, tutte sono quelle palline di frutta zuccherose, non lo so, ogni tanto se magari ho la pressione bassa ne mangio una, che mi fa sempre piacere mangiare delle caramelline zuccherine, anche se non si dovrebbe, però in ogni caso le gommose le ho pagate 99 centesimi, c'erano anche quelle alla liquirizia, però ho voluto prendere quelle alla frutta normali. Poi la prima borsa la svuoto e vi prendo l'altra che è qua. Allora, ho preso tre pacchi, aspettate che mi prendo l'altro, una, due,
e 3. Ho preso i miei amatissimi, sempre questi, li prendo sempre, vivo meglio. Ho preso le, i mezzi rigatoni di avena. Io questi qua li mangio solitamente in bianco, ma li potete mangiare con il sugo, con le verdure, con quello che volete, con gli zucchini, eccetera. Ma io queste qua solitamente metto un filo di olio, un pochino di parmigiano grattugiato e mi piace tantissimo, ha un gusto proprio molto buono questi rigatoni all'avena. I rigatoni li ho pagati 1,29 € a pacco, sono 250 grammi. Poi ho preso, siccome ho preso del gelato che adesso devo mettere assolutamente via perché si sta praticamente sciogliendo, allora vi faccio vedere prima il gelato. Ho preso per domenica del gelato perché mangeremo da mia mamma, quindi comunque ho preso del gelato da mangiare insieme a mia sorella, eccetera. Ho preso cacao, stracciatelle, caffè, le specialità di Beppe, questo qui, ho preso una confezione grande che ho pagato, mi pare, in offerta, aspettate, gelato 1,99 € e sono 1 kg di gelato. E poi ho preso da mettere, da fare questi coni fantastici qua, che io questi coni piccolini qua li trovavo solo in Puglia, cioè mia nonna quando eravamo in Puglia, eravamo piccolini, ci dava sempre il gelato dentro a questi conetti piccolini, e io volevo questi cestini, non li trovavo da nessuna parte, li ho trovati lì da MD, li ho presi perché ne parlavo giusto settimana scorsa di quei coni lì, 79 centesimi, sono 3, 6, 9, 12 coni. Poi ho preso per stasera al posto del pane due di questi qua che si chiamano focacciotto, volevo assaggiarli, volevo provarli, un po' simile alla focaccia, non so come sarà, non ho idea, non vi so dire, uno ho pagato 60 centesimi e l'altro anche. Poi ho preso un set di strofinacci, questo qua ho pagato 3,99 € con queste due fantasie qua, mi piacevano tantissimo e quindi ho deciso di prenderli, due strofinacci, mi piacciono molto. Poi ho preso una confezione di insalata, questa qui, orto romi, 1,49 € pagata, ed è quella mista con la carota anche, che mi piacciono molto, e quindi ci andrò a inserire anche il cetriolo all'interno. Poi ho preso di Vivo Meglio, ho preso i croissant integrali con lo zucchero di canna, mi piacciono molto, quindi ho deciso di prenderne uno. Per non mangiare quelli, insomma, ho voluto prendere questi qua integrali che fanno forse un po' meno male rispetto agli altri, pagati 1,29 € e sono 6 dentro, mi sembra, sono 6. Poi ho preso i bastoncini di verdure, questo qua 10 pezzi, le specialità di Beppe, mi piacciono molto i bastoncini di verdure da fare al forno, li adoriamo, e i bastoncini li ho pagati, allora, bastoncini di verdure 1,29 €, fantastico. Poi ho preso un formaggio spalmabile, sempre Vivo Meglio, fresco light, questo qua, tipo Philadelphia, con il 30% di grassi in meno, volevo un formaggio spalmabile, ho deciso di prendere questo, ho pagato 59 centesimi, l'avevo già provato e mi piaceva molto, mi è piaciuto molto. Poi ho preso due confezioni di Bresaola, della Valtellina, punta d'anca, queste qui sono lettere dall'Italia, ne ho prese due, sono 80 grammi e 80 grammi, la Bresaola io la faccio solitamente con un filo di olio, limone e del parmigiano, delle scaglie di parmigiano, quindi un pranzo anche questo molto veloce, la Bresaola pagata 1,99 € a confezione. Poi ho preso una cosa non sana, cioè delle chips, perché l'altro giorno parlavo delle chipster, che volevo le chipster, non le mangiavo da anche queste dal 15-18, ho trovato queste che sono le simili, tra virgolette, ho deciso di prendere del brand Joker Snack. Allora, le patatine, quelle lì, pagate 89 centesimi. Poi ho preso un pacco di sempre Joker Snack, queste qui le rigate, le patatine rigate, le ho pagate 89 centesimi, non si dovrebbero mangiare, però ogni tanto magari come aperitivino le mangiamo. Poi ho preso come penultima cosa delle piadine romagnole, queste qui alla riminese, lettere dall'Italia sempre, le piadine le ho pagate, la piadina 69 centesimi e la farò, non lo so, con del pollo, vediamo. E come ultima cosa ho preso il cocktail rosso, questo qua frizzosa, questo qui. Questo
questi qui li ho pagati, ve lo dico, cocktail 3 euro, no scusatemi, 1,69 euro, quindi sono 4, vabbè, per fare proprio come una sorta di aperitivo, da aggiungerci magari un po' di alcol, per farlo un po' alcolico, insomma, comunque qualche liquorino, qualche cosa da fare un pochino più alcolico. Quindi questa è tutta la mia spesa, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se avete già provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovati, e soprattutto se anche voi andate a fare la spesa dei MD e come vi trovate. Quindi vi aspetto sempre nei commenti qui sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Vado a disinfettare tutto e vado a mettere via. Ciao!